Vi diamo il benvenuto da Paciano, dalla sede del Trasimemo. Insieme a me vedete Grazia Gotti. Oggi è difficile darti una definizione. Oggi sei in veste per noi, almeno noi ti abbiamo invitato come presidente del comitato per il centenario, per le celebrazioni del centenario di Gianni Rodari. È lunghissimo questo, però è anche importante Per il invece centenario della per nasci. nascita di Gianni Rodari, io mi dimentico sempre della nascita di Gianni Rodari. Quindi diciamo il comitato Gianni Rodari, così È ci più capiamo, semplice, sì. ok, centenario che sarebbe caduto nel 2020 e che appunto ha seguito un po' le vicende del coronavirus, per cui ha avuto uno stop, per cui è diventato un centenario con l'aggiunta di un anno. Quindi 2021 ancora siamo qui a celebrare la vita, le opere del forse il più grande scrittore per ragazzi italiano, non so se è corretto. Se lo definisco Certamente. così, e che effettivamente però negli ultimi anni è un po' stato dimenticato. Quindi queste celebrazioni in realtà ci hanno permesso di tornare a parlare di fantasia e della letteratura per ragazzi, non in forma riduttiva, ma anzi un'esplosione di idee, di colori, come spesso sono i suoi libri con delle illustrazioni meravigliose. Grazia, che è qui accanto a me, è stata anche la curatrice diciamo, dell'appendice al Meridiano di Mondadori, che è un librone grandissimo che parla di tutte le opere di Rodari, e per la prima volta è stata fatta un'appendice che riguarda le illustrazioni che hanno appunto seguito le pubblicazioni di Gianni Rodari, proprio per dire che non si può scindere lo scritto da quello che vediamo, dalle figure. E per Gianni Rodari forse questo è un elemento importante. Chiamerei qui il sindaco che ci fa il saluto dell'amministrazione. Oggi non è con noi, diciamo, per un impegno lavorativo, Cinzia Marchesini, che è l'assessore alla cultura, che spesso accompagna i nostri incontri e che ha accompagnato, anzi ha fortemente voluto le attività che teniamo dentro queste sale, come visto, bellissime e anche molto accoglienti. Stasera c'è un bel tepore, no, che ci fa veramente piacere. Con Cinzia dal 2015 lavoriamo con le scuole, lo dico così, abbiamo preso dei bambini piccolissimi che erano alla scuola materna, ormai sono diventati delle nostre colonne portanti, ci sostengono soprattutto con le attività estive, ci aiutano perché noi ci invecchiamo, Grazia. Ah sì, io ho 70 anni, quindi compiuti quest'anno. Io ancora sono nella fascia d'età dei 40, Ah, allora sì, ok, ne hai quindi ancora ancora. sono giovane per qualche giorno, ovviamente. Quindi ecco, invito il sindaco a fare il saluto, gli lascio il posto perché così lo vedete È anche un voi. piacere vedere un sindaco giovane. Quando io ero giovane, tutti i sindaci erano vecchi. Adesso che sono vecchia, i sindaci sono giovani, qualcosa cambia. Cambia anche il punto di vista, Ah, eh. Il bene, criterio di gioventù, però va bene. Bene. bene, grazie. Grazie, buonasera. Grazie a Grazia Gotti, grazie a Monica della libreria Libri Parlanti con cui collaboriamo ormai da anni, che come ha già detto ci aiuta in un progetto che è Infanzia in Biblioteca per avvicinare i bambini alla lettura. E per farli uscire anche dalla scuola dell'infanzia, farli fare quattro passi a piedi, portarli in un luogo diverso, fargli vivere un'esperienza e fargli conoscere alcuni autori, alcune storie. È un progetto che ormai va avanti da anni, che diciamo, salvo la chiusura per le note vicende del Covid, ormai portiamo avanti da circa 6 anni. E siamo molto felici di poterlo anche proporre per il prossimo anno. Nelle prossime settimane ospiteremo anche la mostra delle illustrazioni di Gianni Rodari, che è lo scrittore, come dicevate, facilmente più noto per i bambini. Mio figlio è stato a vederla a Castiglione del Lago e da quel giorno tutte le sere gli leggo una favola di Gianni Rodari. Lui Bene, A bene. letto, non vuole andare a letto senza, e quando ce n'è una corta vuole anche leggere la seconda. Quanti anni Quindi a ha? 6 anni fa la prima. Perfetto, l'età giusta. Fa la prima. Sì, ha fatto l'esperienza dell'orecchio cieco, Ah, ce l'ho come io, fanno da dicevamo. qualche parte. Esatto, Sì. sì. Perciò vi ringrazio per queste proposte, per queste esperienze che
che donate ai bambini, ai nostri bambini. Buon proseguimento. Grazie, Sindaco. Allora, grazie. Io riprendo un po' qui la postazione. Nel frattempo mi è venuto in mente una cosa bellissima, perché il Sindaco ci ha un po' svelato quello che volevamo lanciare, no? Nel senso, grazie che l'hai fatto, perché in realtà ci ha introdotto la mostra. Dietro di noi vediamo la copertina dell'albo di Einaudi Ragazzi, che si chiama Ambiente Rodari, e che è un libro bellissimo con delle illustrazioni pazzesche, devo dire. Ancora una nuova interpretazione di Rodari, cioè questo ci fa capire anche, secondo me, la modernità del suo messaggio, no? Lo dicevamo prima, gli illustratori sono illustratori di questo libro, sono 20, non solo italiani, quindi sono illustratori internazionali, e sono tutti giovanissimi. Sì. E probabilmente anche loro sono cresciuti con qualche lettura di Rodari, esatto, con qualche lettura fatta dai genitori, che a loro volta erano cresciuti con le storie di Gianni Rodari. Quindi è veramente un uomo che ha attraversato il secolo, che anche dal punto di vista sociale è stato un secolo di grandi cambiamenti, che lui ha vissuto e ci ha raccontato, e continua in qualche maniera ancora ad oggi a raccontarci, no? Io lo trovo attualissimo. Ci sono delle storie che, pur essendo fortemente legate a fatti o a situazioni di 50-60 anni fa, sono in realtà ancora attualissime. Non so se sei d'accordo, grazie. Ma Giuseppe Verdi diceva: volgiti al passato, troverai il futuro. Noi dobbiamo pensare che dobbiamo conoscere la storia, che dobbiamo conoscere le radici, perché è solo dalla storia, dalle radici, che noi poi creeremo quei nani sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto. Quindi in questo caso il gigante sarebbe Gianni Rodari. Ma io volevo prima fare una piccola osservazione sul luogo che ci ospita. Cioè, qui ci sono i bambini, pochi, non c'è la scuola elementare perché vanno insieme a Panicale, però c'è una, accanto alla sala che oggi ci accoglie, c'è una sala che accoglie i bambini con i libri, c'è un'altra sala che ha un'altra disposizione per i laboratori, cioè quelli che noi chiamiamo i workshop, o gli atelier, cioè, vale a dire dove i bambini, oltre che a prendere un libro in mano a leggerlo o a sentire un adulto che lo legge ad alta voce, può mettere le mani in pasta e sperimentare di tutto. E allora mi sono detta, per un bambino che entra in un luogo storico come questo, che architettonicamente non è come l'appartamento dove abita, o se è fortunato perché qui avete ancora delle belle case vecchie col giardino e così via, sentirà che sta entrando in un luogo che racconta il passato anche, no? Che racconta, e sarebbe anche bellissimo che loro sapessero che ovviamente di una famiglia che non è del comune, perché loro dovranno capire che cos'è il comune. Io ho insegnato alla scuola elementare e un giorno ho fatto la domanda ai bambini che li avevo, volevo accompagnare a visitare la scuola, e facevo una seconda. E io ho fatto una domanda del tipo: come si fa a diventare sindaco? Una, che non era neanche una delle più sveglie, alza subito la mano, contenta perché ha la risposta, e dice: si fa domanda. Cioè, quindi, come dire, bisogna entrare nel mondo, bisogna farli entrare nel mondo e farli diventare cittadini, possibilmente tutti, e allo stesso livello, indipendentemente da dove hanno avuto la fortuna o la sfortuna di capitare al mondo. E credo che, per esempio, questa vostra accoglienza dell'infanzia sia assolutamente in tema con Gianni Rodari. Già quando il sindaco dice: abbiamo affidato alle ragazze della libreria e anche l'anno prossimo e ospiteremo la mostra di Rodari che io ho proposto alla Monica, perché facciamo così, noi non le povertà educative non le combattiamo, la democrazia non la facciamo matura, facciamo un piccolo esercizio di democrazia. Se intanto il valore delle persone singole, se Grazia e Monica non avessero aperto libri parlanti, il vostro territorio sarebbe tagliato fuori dalla mostra che noi facciamo la prossima settimana. Certo. No, non ce l'avresti. Perché? Perché Monica e Grazia, avendo fatto la libreria, entrate nell'associazione delle librerie indipendenti per ragazzi, noi ci troviamo
abbiamo dei progetti, è già venuto San. Quello che io pensavo, che a livello politico, a me piace moltissimo la politica, sarebbe potuto accadere all'epoca, ve la ricordate, dell'importanza dei comuni, la nuova legge per la nuova elezione del sindaco, e ora in Italia c'erano Cacciari a Venezia, l'altro a Roma, e io immaginavo che come al tempo delle repubbliche, dei comuni, i liberi comuni, fatti dai cittadini, quindi delle comunità, si potessero reciprocamente dire che cosa facevano, e avevamo tutti un livello simile. Palermo poteva essere come Venezia, ci scambiavamo le cose. Non è stato così, perché io mi ricordo che il dottor Sottile, come si chiamava allora, Amato, chiamò le 100 padelle. Io invece ritengo che il valore della collettività, della comunità, quindi del comune, sia il principio primo della democrazia. Bene, detto questo, sono talmente contenta di essere qui, perché sono ritornata dopo che ero venuta nel 2017 a festeggiare, sì, l'8 marzo. Sì. Allora noi bisogna che resistiamo in questo nostro attivismo, anche se il Covid ci ha in qualche modo impedito dei raduni, di stare tutti insieme e così via. Contentarci che stasera siamo qui a parlare fra di noi e che parliamo a un pubblico che non sappiamo se c'è o non c'è, ma che se noi ci adoperiamo per fargli capire che può prendere delle notizie, può prendere la chiacchierata che noi stasera facciamo insieme, ecco, questo lo ritengo un atto dovuto. E per parlare di diritti, diciamo così, perché di questo si tratta, domani è la celebrazione del giorno dei diritti per l'infanzia, e secondo me un po' dappertutto è diventata un po' una cosa come il giorno della memoria, di retorica, di cose che, di calendario che si devono, no, si devono ripetere, si devono celebrare, ma sono un po' vuote. Allora io penso, e sono contenta che ci sia il sindaco qui stasera, che invece il nostro modo è molto pieno. È pieno perché poggia su un elemento di qualità grandioso, che è la mostra con questi 20 illustratori, che è l'ultimo libro, è il libro nelle librerie, è il libro di Natale di Gianni Rodari. E c'è un'altra cosa molto importante. Quando tu prima hai detto forse lo scrittore più importante italiano, io ho avuto come un flash e mi sono detta: qual è stato il mio lavoro di questi 3 anni? Perché io sono 3 anni che lavoro per il centenario. Abbiamo fatto una mostra dedicata agli italiani che l'hanno illustrato, che grazie al Ministero degli Esteri ha girato 33 città dove ci sono gli istituti italiani di cultura, ma ovvio, diciamo, quelle europee, ma siamo arrivati a Auckland, in Nuova Zelanda, siamo andati a Bangkok, insomma. Allora l'idea che, oltre ad essere il più importante, forse, se facciamo le somme, è anche il più tradotto al mondo, quindi forse potremmo dire che è lo scrittore del Novecento per ragazzi più importante al mondo, perché i numeri delle traduzioni oramai sono innumerevoli, sì. La sua opera principale, saggistica, che è quella di cui dovremmo tutti nutrirci se siamo educatori, ma anche se siamo dei politici, secondo me, perché è una prospettiva politica di democrazia che noi non abbiamo mai avuto un teorico che l'abbia spiegata in modo così chiaro. E allora io ho pensato che io mi sono ritrovata a Taipei a occuparmi della traduzione della grammatica della fantasia poco prima della pandemia. La copertina l'ho fatta con un art director di là, ma il disegno era di Guido Scarabottolo, perché è un italiano bravo. Io ho detto: ma vi piace questa? Ma la cosa più importante, secondo me, che ci dà proprio il senso, è che io con il Meridiano Mondadori ho speso un anno di lockdown tutti i giorni in diretta con tutti gli istituti di cultura di Washington, le università straniere e così via, fino a vedere un articolo sul New York Times strepitoso per l'edizione americana delle Favole al telefono, perché Rodari era un comunista e gli americani non è che avessero allora, cioè era molto letto in Russia, ma gli americani non lo conoscevano. E l'idea che chi va in libreria quest'anno trova l'edizione delle Favole al telefono italiane, che ha comprato i disegni che
l'America ha pubblicato di un artista italiano. Ecco, questo è meraviglioso, come devo dire. È meraviglioso. Allora, vedere un articolo lunghissimo sul New York Times dedicato a Rodari, sapere che dopo un mese il libro era esaurito in America, che l'hanno subito ristampato, mi fa pensare come a qualche cosa che ricomincia. Ecco, io non sento questa consapevolezza purtroppo nel nostro governo centrale, negli apparati burocratici della scuola. È faticosissimo. Se io vi dico che noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa col MIUR, come Accademia Drosselmeier, e a me era venuta già un anno e mezzo fa l'idea di sapere quante scuole sono titolate a Gianni Rodari in Italia. Ho avuto tutto fra scuole materne, istituti comprensivi, insomma sono 600, le abbiamo tutte viste in quali territori, e ci è venuto in mente di lanciare una vecchia inchiesta, come poteva farsi negli anni 70. Questi bambini che vanno alla scuola Gianni Rodari, domanda, lo sanno chi è? Sanno a chi è? Allora abbiamo fatto un bellissimo volantino, la mia scuola si chiama Gianni Rodari, e poi abbiamo fatto un questionario proprio, e adesso stanno arrivando tutte le risposte. Beh, fare questo, allora, ci abbiamo pensato noi, i soldi li troveremo noi, le idee vengono a noi, e noi dobbiamo fare delle riunioni online con una parte del ministero, che è una cosa da vergogna. Cioè, io proprio mi irrito, non ci so stare. Una burocrazia che non ragiona, senza idee, senza possibilità di... Insomma, io torno adesso da un convegno a Palermo, e là ho trovato delle storiche dell'arte, delle antropologhe, delle pedagogiste, delle docenti a scienze della formazione, che hanno cominciato a parlare di crimini pedagogici. Cioè, noi abbiamo trattato i bambini, non dico, cioè, lontani dalla concezione di Rodari, sideralmente. Bisogna che ci fermiamo, che torniamo indietro, che riflettiamo su che cosa avevamo in mente di o avevano in mente di fare. Cioè, il bambino competente di che cosa? Competente di che cosa? Del lavoro che deve andare a fare, che non c'è? Cioè, no. Noi dobbiamo ritornare ai nostri fondamentali. Allora io dico che bisogna che nell'occasione dei diritti per l'infanzia ragioniamo sui diritti alla cultura, che principalmente vuol dire diritto alla libertà di pensiero, diritto ad espletare, come dice la nostra Costituzione, la rimozione degli ostacoli che ci portano a conseguire quello che ogni cittadino è giusto che abbia in mente, cioè intanto per esempio lo star bene al mondo, la felicità. I greci, cioè i nostri antenati, dicevano che l'uomo veniva al mondo, che non sapeva neanche lui perché, però sicuramente voleva stare bene. No? Sì. Diciamo, partiamo un po' dall'inizio, perché Gianni Rodari comunque nasce come maestro, una figura... Precettore. Prima di tutto, cioè okay. I bambini li incontra e sono figli di ebrei che parlano tedesco, per cui lui si trova a 18 anni, che ha fatto, prima è stato un po' in seminario, poi si è diplomato maestro, cioè il liceo dei poveri, diciamo così, perché era orfano, suo padre era morto, faceva il fornaio, era morto quando lui era bambino, oltretutto, quindi sua madre l'aveva appoggiato dai preti, come no? E quindi lui è appena diplomato, e ci sono i figli degli ebrei da fare un po' di scuola, e sono tedeschi, e quindi lui subito impara il tedesco. Insomma, sì, ha molto interesse per la lingua, e questo è già un primo aspetto del suo carattere, che è la curiosità per quello che non conosce, un'altra lingua. Infatti andrà a Milano, si iscriverà alla Cattolica e farà lingue, ma non si laurea. Perché? Uno potrebbe pensare sempre, no, perché è povero, allora è faticoso laureare. No, lui invece, io sono proprio convinta, perché adesso l'ho letto tutto, l'ho studiato, sono fatto proprio lui è nato il 23 o il 24, quindi dico, boh, siamo fratelli, insomma, di ottobre. Mio figlio è il 22, quindi vedi. Vedi, esattamente. Allora, no, lui si era già annoiato, cioè non gli andava bene neanche all'università, perché è uno a cui non vanno bene le cose ingiuste, le cose brutte, le cose, insomma, lui ha una speranza e un ottimismo dell'esistenza notevole. E lo trasmette ai bambini, lo trasmette oltretutto con una
intelligenza giocosa, quindi il riso, no? La parodia, il rovesciamento delle cose rigide, è quello che dice: non capisco perché non si possa imparare divertendosi invece che soffrendo, perché non impariamo lietamente, ecco, potremmo dire, usare un vecchio termine, con una sorta di leggerezza che ci porterebbe, insomma, ad essere anche più attenti, secondo me, invece che timorosi, no? Aperti e rilanciani, ecco. E però, diciamo, in questo è sicuramente un innovatore, cioè si trova comunque in un ambiente, cioè lui lancia un'idea che è avanti tanto tempo, anzi forse questo l'ha reso anche meno fruibile in alcuni momenti della nostra... Ma il mio professore universitario Antonio Faetti, che Dio l'abbia sempre in gloria, perché io ero una ragazza borderline, se non avessi incontrato il magistero di Faetti, che mi ha portato a fare una vita meravigliosa, devo dire, e una volta mi ha detto: ma vedi, Grazia, la grammatica della fantasia, che è un testo principe della nostra cultura, è stato assimilato dalla cultura italiana, e ritengo anche gli intellettuali, al 3%. Cioè, se tutta la comunità italiana è in grado di capire la grammatica della fantasia solo al 3%, bisogna che corriamo ai ripari. Cioè, bisogna che almeno la classe educante, diciamo così, gli insegnanti, capiscano cosa c'è scritto in quel libro lì, lo capiscano, che vuol dire si prendono la cura di leggerlo, hanno l'umiltà di dire: qui non lo so, allora cosa bisogna fare? Bisogna studiare, perché la più grande lezione che Gianni Rodari ci ha lasciato è quella. Lui addirittura dice che è proprio un'esperienza dello spirito, è un'esperienza umana, che è una delle più belle. Lui lo dice con una parola che adesso a me sfugge, ma lui dice: nel disordine, perché è anche autodidatta, no? Dice: nel disordine della mia ricerca di conoscenza c'è un aggettivo che lui usa, non è gaudente, è qualcosa, la voluttà, ecco, dice che c'è un aspetto di voluttà nel sapere e che i maestri dovrebbero animarla. Perché? Perché dovrebbero trasmetterla ai piccoli. Non devono fare il tribunale del voto, se tu hai imparato a fare, cioè quello lì è scontato. I bambini imparano a leggere, se non sono dislessici come mio figlio, in pochissimo tempo. Non è quella roba lì. L'altra roba è fargli capire quanto è bello conoscere, quanto è giusto, quanto di diritto loro hanno di essere messi a contatto con la conoscenza, e che è una cosa di tutti, e non solo della società così come ci è data quando noi veniamo al mondo. La nostra scuola è collettiva, è inconscia. Noi dentro quella scuola lì non contiamo niente, se la prendiamo nei suoi ordinamenti, in quelli che hanno deciso, quei pazzi, di fare gli invalsi, perché possono essere detti quelli, io sono convinta che lo siano, perché quando io, che non ero più maestra, sono andata a vedere quali erano le prove di lettura che facevano fare ai bambini di seconda, io ho detto: questi non hanno mai visto un bambino, questi non sono capaci di insegnare nel modo più assoluto, se già scelgono di propinare, no, come chiamano loro, somministrare, ma vi immaginate che noi possiamo parlare un italiano così? Perché l'italiano che noi usiamo è lo specchio dei nostri pensieri. Io non somministro niente a un bambino, io voglio tornare alla pedagogia, al suo significato preciso, accompagnare il piccolo nella sua crescita e dargli l'opportunità più grande di conoscere il mondo e di conoscere se stesso, Socrate, di conoscere se stesso, la paideia, la maieutica socratica, per capire in quale direzione vuole andare, senza, anzi permettendogli, come dice la nostra Costituzione, rimuovendo gli ostacoli a questa cosa qua. Beh, io devo misurare il minuto in cui il bambino legge la storia, proponendo un testo che viene poi dai libri che noi vendiamo, chiamiamo, che,
chi ha scelto quel pezzo lì e fa quelle domande lì, ti fa capire che non ha capito niente di quello che ha letto lui, perché altrimenti non formulerebbe quelle domande lì. Quando c'è stata il lockdown e la cosa a distanza, io ero molto triste per tutti i bambini, per tutti noi, però un giorno ho detto, almeno ci siamo liberati degli invalsi. Beh, mi hanno detto che nei pochi mesi che sono ritornati a fare quelle scemenze lì. Ma bisogna che qualcuno lo dica, però. Allora Gianni Rodari aveva il giornale, l'avrebbe detto, aveva il giornale dei genitori che lo faceva per tutta la comunità, lui l'avrebbe detta che quell'idea lì di scuola è un crimine pedagogico. Noi da chi dobbiamo appellarci per dirlo? Non lo so. Noi abbiamo adesso un ministro che è delle mie parti, Ferrarese, poi è stato assessore alla regione. Io gli ho scritto perché lo conosco, subito gentilmente mi ha risposto, ma non si quaglia niente. Non si quaglia proprio niente. Ascolta, io tornerei proprio relativamente al discorso che ci siamo fatti sul diritto alla cultura. Penso ancora ai bambini un po' più piccoli, quelli che ancora quella trascodifica tra lettera scritta e quindi racconto hanno necessità in qualche maniera di essere accompagnati, cioè avere qualcuno che legge per loro e gli racconta la storia, e però anche avere degli occhi abituati alla storia vista con le immagini di altri, perché sono bellissime le storie di Gianni Rodari ed è bellissimo anche il percorso delle illustrazioni che tu hai fatto appunto per Mondadori, per Il Meridiano, perché racconta anche non soltanto appunto gli illustratori, ma racconta quei bambini che c'erano all'epoca e i bambini che ci sono oggi, cioè un percorso che accompagna la crescita, ma anche la crescita di una società. Certamente. Allora, intanto per tornare diciamo così, a una fase prima dell'alfabetizzazione della lite, noi stiamo facendo un corso per le maestre, che stasera io alle 6:30 devo vedere tutte, e che si chiama La letteratura dall'alfabeto, cioè entrare nel mondo della grande metafora che è la cultura, cioè i grandi romanzi, perché ci deve arrivare solo una fetta della popolazione, ci dobbiamo arrivare tutti, quindi ci dobbiamo arrivare subito da bambini. Allora noi da anni ci battiamo perché lo scaffale dei libri belli ci sia al nido, lo scaffale ci sia alla scuola dell'infanzia, e che le biblioteche abbiano il luogo per i più piccoli, dove i genitori di tutti i colori, di tutte le razze, possono andare a prendere i loro libri e così via. L'invito che Monica mi fa, se ho capito bene quello che tu vuoi dire, a riferimento del visivo, sì, è estremamente importante. Quando io ho preparato il piccolo quaderno Mondadori di Rodari a colori, mi sono molto interrogata su l'educazione al gusto, diciamo l'educazione estetica, perché noi abbiamo diritto all'educazione estetica, perché vogliamo tutti artisti? No. Che cosa vogliamo? Vogliamo tutti capaci di superare lo stereotipo, vogliamo tutti capaci di leggere l'arte, tutti capaci di poterla fruire, perché è un aspetto dell'esistenza umana e dell'espressione dell'umano molto importante. Non possiamo pensare che è una materia noiosa se hai un professore a scuola che ti fa storia dell'arte, ma ora non rischiamo neanche più quello perché addirittura la tolgono. Quindi pensate cosa ci tolgono e cosa tolgono alla next generation. Allora io, i soldi che devono arrivare, farei solo degli investimenti di carattere formativo per i nostri bambini, per i nostri giovani, perché come diceva Munari, un paese si giudica da ciò, il futuro di un paese si giudica da ciò che si vede che sta facendo con i suoi bambini, perché quella è la base prima. Quindi sindaco, mettiti d'accordo con tutti i sindaci qui d'intorno, investite tutto il denaro che vi arriverà, a poco, molto che sia, e lavorate con i bambini. Fregatemene se non votano, perché loro non votano, voteranno i loro genitori, ma anche meno, anche, come dire, concentrati, sono momenti di bisogno, e la politica, secondo me, dovrebbe avere il coraggio di fare delle scelte nette, decise, precise, spiegandole ai cittadini. Perché questa visività è così importante? Perché
è la possibilità, come dicevo prima, di accedere al mondo rappresentato. Allora, se un bambino cresce a Castiglione del Lago e andando a palazzo vede il pomarancio, bisogna che lui sappia tutto del pomarancio. Bisogna che la cultura che si è espressa nel suo territorio, che è in relazione alla cultura di quel tempo e ad altri territori, ad altre storie, diventi il suo patrimonio preciso. A Palermo mi hanno detto questa cosa. Dopo la crudelissima fase delle stragi, Palermo, la primavera di Palermo, cos'è stata poi in sostanza? Perché la gente che prima non diceva niente ha cominciato a organizzarsi, a dire di più? Perché? È stata l'arte a stimolare questo. Tutti si sono resi conto che vivevano in un contesto non solo di bruttezza, di bombe e di mafia, ma di passato, di storia, di cose belle. Hanno cominciato a studiarle, cioè i bambini sapevano quel palazzo lì chi c'era, cosa c'era, se facevano una favola sapevano che cosa aveva riferimento, avevano di nuovo ripreso il P3 che aveva raccolto tutte le fiabe siciliane che poi Calvino riprenderà, e io gli ho detto ieri che fra le fiabe italiane di Calvino le più numerose sono le siciliane, cioè la gente si riappropria della sua identità culturale. E il visivo è una parte importantissima di questa realtà. Perché io, che non so niente di pomarancio, la prima volta che vengo, mi innamoro e oggi mi sono emozionata all'idea che le figure di Gianni Rodari sono nel palazzo dove i bambini possono vedere pomarancio, perché nella stessa saletta ci sono anche tutte le piccole cose di pomarancio, sì. E vedono la visibilità contemporanea di 20 illustratori italiani e stranieri che usano tecniche diverse, che fanno quadri, tagli diversi, che usano usano delle tecniche di carattere diverso. Questo io voglio insegnare, voglio che i cittadini siano consapevoli di tutto questo. Perché? Perché là dove c'è quella sensibilità lì, ecco, la sensibilità estetica, c'è più disponibilità alla apertura mentale, quindi alla relazione, quindi a un modo di vivere più civile. In questo devo ringraziare però l'amministrazione comunale, rappresentata adesso da Riccardo, però anche per noi un punto di riferimento è sempre Cinzia Marchesini, appunto l'assessore alla cultura, perché hanno voluto anche in questo luogo, anche qui a Palazzo Valdeschi, poter portare quella bellezza, quelle illustrazioni di cui dicevamo, appunto dall'inizio di dicembre fino al 31 di gennaio saranno visitabili qui. E grazie, diciamo, anche all'accordo con Sistema Museo, che gestisce il palazzo, cioè la parte museale che è di sotto, consentirà quindi la visita anche ai bambini e agli adulti di Paciano e non solo, perché si potranno vedere qua. Quindi ecco, e anche questo è già un passo. E l'altra cosa, una cosa che un pensiero che mi veniva mentre tu parlavi, no? Ormai da noi, cioè in Italia, non si parla più quasi di diritto all'istruzione, perché ormai tutti quanti i bambini vanno a scuola, cioè comunque l'abbandono scolastico si sta riducendo come percentuale. Ovviamente non ci sono più analfabeti, perché è una società diversa da quella vissuta da Gianni Rodari subito nel dopoguerra, dove invece la lotta era cioè era necessaria l'alfabetizzazione, certo, nel vero senso della parola, cioè insegnare a scrivere, a far di conto e a leggere l'essenziale, almeno fare la firma, no? Era questo anche un percorso diverso. Invece oggi noi parliamo di diritto alla cultura, che è appunto un passetto in più. Cioè non basta saper riconoscere le lettere e fare la propria firma, ma appunto è indipendenza delle idee, cioè creare un'indipendenza di pensiero. No, intanto bisogna che, se è vero quello che ci dicono, che per quanto siano letterati, cioè non siano più analfabeti, non sono in grado di avere un testo, questo ci dovrebbe già mettere, cioè che vuol dire non sono capaci di capire un articolo di giornale. Mia nonna leggeva l'Unità, la leggeva tutti i giorni, stava lì anche proprio molto tempo, ma lei sapeva che cosa stava leggendo. A casa mia arrivavano I Miserabili di Victor Hugo, e arrivava con Vie Nuove e Il Popolo,
io lo chiamo proprio nobilmente, non da populismo, ma da popolo, il popolo leggeva I Miserabili di Victor Hugo ed eravamo capaci di leggere I Miserabili di Victor Hugo. Oggi io non vedo, intanto non vedo questa possibilità. Tanto più ribadisco che bisogna affrettarsi a farla con i piccoli, quelli che crescono, perché io, per quello che riguarda certe generazioni, io le do già perse. Io non, cioè proprio lo sento anche in ciò che esprimono, cioè c'è un distacco dalla partecipazione, lo vediamo per le elezioni, che la gente non va più a votare. Insomma, io ritengo che siamo già nella fase del dopoguerra, cioè la guerra, c'è già stata un'altra guerra, dobbiamo ricostruire. Io sento, Covid o non Covid, siamo arrivati a un punto in cui le persone di buona volontà, io mi sono detto, ho 70 anni, se ho ancora un po' di tempo da vivere, io forse sono una figura tipo una staffetta partigiana di un tempo, la differenza è che vado a Palermo e facciamo quella roba là, vengo qui e già dico, devo dire a Monica questa cosa, allora l'anno prossimo gli devo dare quegli altri libri, così i bambini con le pile, che ho già visto, però è giusto che sia così, perché almeno diamo continuità a un pensiero, a un progetto, possiamo vederci fra 3 anni e fare, cioè, e vedere se tu vendi più lì, cioè, hai capito? Cioè, no, così estemporanee le cose che non hanno né capo né coda e tutto questo. Io ritengo che così bisogna fare. Cioè, strutturare gli interventi. Strutturare, programmare, progettare. Dire, io ho questa idea, tu ne hai un'altra, è più bella, sposo la tua, dai, facciamola insieme. Cioè, io non riesco più ad agire in un altro modo. Nelle tue parole ritrovo una cosa essenziale e fondamentale, che è quello che un po' la storia ritorna. Cioè, nel senso che noi non facciamo sempre dei percorsi in qualche maniera circolari, no? Tu adesso hai fatto l'esempio del dopoguerra, di un nuovo dopoguerra, magari senza battaglie, no? Nel senso, non c'è stata una però, battaglia fisica, però vedo delle macerie, capito? Oh, esatto. Io vedo le macerie, le vedo nel pubblico, le vedo nel privato. Ecco, io anche se non ci sono state le bombe, per me è maceria, perché non è vitale, non è programmatica, non è... Però in questo caso potremmo non ripartire da zero, ma partire almeno dal gradino 1, se non 2, perché abbiamo già delle esperienze. Certo. Ed è questa la ricchezza che ci ha lasciato anche in qualche maniera Gianni Rodari, cioè nel senso che comunque abbiamo già un esempio da seguire. Non possiamo perdere l'occasione, cioè ripartire da zero non avrebbe senso. No, partire da zero... Dobbiamo leggere tutti i rodati, cioè, capito? Dobbiamo fare non l'invalsi, ma dire avere anche il coraggio. Mitterrand, quando è andato al governo con Jack Lang, ministro dell'istruzione e della cultura, cioè loro l'hanno detto programmaticamente: tutti i nostri bambini devono a scuola avere relazione con la letteratura. La letteratura dall'alfabeto l'abbiamo copiato da loro, dai francesi. Loro dissero che tutti i libri che si producevano in Francia per bambini dovevano essere selezionati da un gruppo di persone serio, che fossero l'antropologo, il critico, lo studioso, poi si formulava un elenco di tutti gli editori dei libri più belli e doveva far parte del curriculum scolastico. Cioè loro fecero così, cioè li portarono laddove sicuramente molti bambini non li avrebbero mai visti, perché nella loro casa non c'era un libro, nella loro città, paese non c'era una libreria, nel loro paese non c'era una biblioteca, e quindi quando andavano a scuola li trovavano tutti. Quindi in questo senso bisogna tornare indietro, bisogna ridefinire delle politiche. Allora, ci suona il telefono, però ci ricorda una cosa importante, che noi abbiamo un tempo limitato e sì, siamo quasi arrivati al termine della disponibilità. Ragazzi, scusate, è la mia famiglia e ho mio figlio con la febbre, io devo rispondere. Ditemi. Come ditemi? Ciao. No, io perché pensavo, ho appena chiuso che era una telefonata di Bernardo, io sto facendo una cosa pubblica e sono preoccupata, dammi solo delle notizie di Bernardo. Allora lo chiamo io, ciao, mi scuso molto, ma questo è mio marito, ma non sa niente, perché è in un'altra città. Mio figlio invece ha la febbre e sono molto preoccupata, proprio tanto. Quindi se mi date mezzo secondo...
Sì, nel frattempo che tu cerchi il numero, io dico questa cosa, che noi non molliamo, a Paciano assolutamente non molliamo, abbiamo il progetto anche già per il 2021-22, io ogni tanto salto, gli anni, lavoreremo ancora ovviamente con i ragazzi, i bambini della scuola materna e con i ragazzi del territorio e ci occuperemo però di un progetto che riguarderà non soltanto rodare l'ambiente perché partiamo da qua, ma lavoreremo sulla diversità o sull'uguaglianza, insomma, cioè cerchiamo di guardare le cose da un lato o dall'altro. Abbiamo un progetto grande che vorremmo appunto condividere con voi, un progetto che sicuramente ci consentirà in qualche maniera di guardare con occhi diversi, forse con occhi da bambino e come diceva Gianni Rodari, ritornare con quell'orecchio acerbo ad ascoltare ed avere la capacità di ascolto che ha un bambino. Io con Rete questo, mobile non disponibile. perché qua prende poco, sì, io con questo grazie concluderei. Sì. Facciamo i saluti a, diciamo, le persone che sono qua. Sappiamo che questa registrazione andrà appunto anche sulla pagina Facebook di Trasimemo e su YouTube, che consentirà alle persone che dovevano esserci questa sera, che si erano prenotate, che non sono venute, consentirà loro di seguire questo incontro. E diamo un appuntamento che dovrebbe essere poi, verrà confermato dagli amministratori, ma dovrebbe essere il 5 dicembre per l'inaugurazione di Ambiente Rodari. E quindi vi aspettiamo per quella domenica pomeriggio. È un piacere sapere che dopo Castiglione del Lago anche i bambini di questo posto bellissimo avranno questa bellissima mostra che è molto semplice ma anche tanto eloquente, perché intanto il libro che loro poi potranno acquistare e avere a casa come proprio un oggetto, come il primo regalo di Natale, è una selezione delle storie di Rodari che parlano di ambiente, operata poi dal professor Pino Buono. Boero, che è uno dei più grandi rodarologi, o G, non lo so come si dice, insomma, del nostro paese, e quindi insomma è anche il libro novità insomma, di Natale, di Rodari, quindi ci fa molto piacere sapere che i bambini del vostro territorio hanno l'occasione di avvicinarsi a questo. Sarà anche l'occasione per poterla non solo vedere e visitare da soli, ma fare dei laboratori, delle attività qui, adulti e bambini Bambini insieme. insieme. E questo, ecco, è credo un bel passaggio, Sì, eh? Una bella insieme, crescita, esatto, l'insieme è una insieme. bella crescita. Quindi vi ringraziamo e lasciamo il tempo a voi di tornare a casa. Grazie di fare la formazione e grazie per il tempo che ci avete dedicato.